Vandali in azione che stavolta se la prendono con due leoni in pietra d'Istria della balaustra nel sagrato della cattedrale con della pittura arancione e nera. Sfregi che rappresentano uno schiaffo per la città, l'ennesimo, visto che da qualche tempo fioccano le segnalazioni dei cittadini relative a personaggi poco raccomandabili. E così interviene il sindaco, che non ci sta, e avvia la pratica per dotare i punti chiave della città di nuove telecamere di videosorveglianza, ben 58 in un primo step, che potrebbero arrivare ad essere 300. In modo particolare Piazzale Europa e Viale Umbria. Ebbene, il fenomeno era già noto all'amministrazione comunale, tant'è che in questi giorni sono già intervenuto con una richiesta specifica che ho indirizzato al comandante della polizia locale di istituire un turno serale eccezionale e straordinario da farsi il sabato dalle 20 all'1 di notte, in modo da contenere e sradicare questo fenomeno che non intendo far proliferare nella mia città. Sono in arrivo anche 58 telecamere, aspettiamo solo il nulla osta da parte della prefettura, telecamere che potranno essere aumentate fino ad arrivare anche a 300. Da Rivavena a Piazza Vigo alla Laguna dell'Usenzo e altri punti strategici, coinvolta anche la Polizia di Stato e al vaglio ulteriori misure restrittive volte ad allontanare il fenomeno. La limitazione della somministrazione di alcolici in orario notturno o provvedimenti più restrittivi e severi come ordinanze di chiusura anticipata dei pubblici esercizi. Non intendo far proliferare o far ampliare questo fenomeno che sta assumendo connotazioni molto preoccupanti.